Salute ragazzi, io sono Lotek e benvenuti in questo nuovo video del canale. In questo video andremo insieme a vedere tutte le sfide della settimana 11 in anteprima di Fortnite. Ma prima di iniziare il video, come sempre, voglio ricordare che se volete vincere skin o post battaglia, vi basterà iscrivervi al canale, lasciare mi piace e cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video. Iniziamo subito a vedere queste sfide. Sono delle sfide extra, infatti sono soprannominate passione, PE, XP, extravaganza. La prima sfida, ovvero infliggi danni con Mirino, è composta da 3 fasi e dovrete in tutto uccidere 3 avversari con armi da cecchino in 3 fasi diverse, quindi prima un avversario, poi 2 avversari e infine 3 avversari, quindi abbiamo un totale di 5 avversari con armi da cecchino. Guardiamo subito la prossima sfida. Usa i superpoteri per eliminare gli avversari per 3. Anche questa sfida è composta da 3 fasi e è molto semplice. Dovete solamente munirvi di superpoteri e uccidere 3 avversari con i superpoteri. Quindi anche questa qua è una sfida relativamente semplice, composta da 3 fasi. Andiamo subito a vedere la prossima sfida. Usa una fenditura per 3. Anche questa sfida è composta da 3 fasi e dovrete semplicemente entrare dentro a 3 fenditure per poter sbloccare questa sfida. Questa sfida è molto semplice, quindi direi di non soffermarci troppo, andiamo subito avanti. Potenzia un'arma per 3, non comune, rara, epica. Anche questa sfida è molto semplice, dovete solamente potenziare un'arma. Nel primo caso dovete potenziare un'arma grigia e renderla un'arma verde. Nel secondo caso un'arma verde renderla un'arma blu e infine rendere un'arma blu un'arma epica. In tutto vi ci vorranno circa 990 di materiale per ogni materiale esistente. Visita tutti i loghi indicati in una sola partita, anche in gruppo. Quindi anche questa sfida qua è una sfida che può essere completata in 4 giocatori. Dovete semplicemente visitare tutte le città. Cerca forzieri per 3, anche questa sfida è molto semplice, potete solamente cercare 9 forzieri in tutta la mappa. Ugualmente dove? Tutte queste sfide vi andranno a fornire 100.000 punti esperienza, quindi davvero tantissimo, e potrete fare tantissimi livelli del post battaglia. E il video finisce qua, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate mi piace e cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video. Se volete vincere skin o post battaglia, vi basterà iscrivervi al canale, lasciare mi piace e cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video. Se avete sbloccato la skin di Ghost Rider, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ciao!